Buonasera, buonasera a tutte le amiche e a tutti gli amici di Adriana, signor Presidente Emerito della Repubblica. Un abbraccio particolare a Pino, a tutti i familiari, alla figlia Donatella, al nipote Sabatino che non so se è presente. Ho avuto modo di conoscere Adriana prima da magistrato per il suo impegno forte per la scuola pubblica nel CIDI e per la difesa dei valori costituzionali. L'ho poi conosciuta ultimamente, chiaramente l'ho rifrequentata come sindaco. La sua acuta, competente e passionale sensibilità nella lotta per i diritti, per chi ha meno diritti rispetto ad altri. Sempre, sempre con passione, coraggio e forza, da ultimo in un incontro che abbiamo avuto a Palazzo San Giacomo a luglio, e progettava quello che si doveva fare per la città, per le detenute, per i detenuti, per i diritti e le riflessioni politiche, come diceva anche il Presidente della Repubblica. Però vorrei in questo brevissimo saluto ricordare Adriana soprattutto per l'amicizia con la quale sono stato a lei legata, quindi ricordo sì di magistrato, di sindaco, però la ricordo nel periodo in cui con un gruppo di magistrati di Napoli insieme con Danila avevamo quella passione che contraddistingueva i giovani in magistratura, e Adriana seguiva passo passo la passione civile della figlia Daniela, che voleva fare civile e poi decise di fare pubblico ministero, e questo non l'aveva mai perdonato, se vogliamo, ad alcuni colleghi che l'avevano spinto verso quel tipo di professionalità. Non posso mai dimenticare la sofferenza di questa madre, il dolore, e devo dire la verità, siccome è accaduto appena 10 anni fa, Adriana già non era giovane, era difficile pensare che lei potesse ritrovare lo stesso entusiasmo, la stessa passione civica e la stessa forza. Credo che molta forza gliel'abbia data il nipote, tanto somigliante a Daniela. Ma poi la gioia di vivere. Una donna che amava profondamente la vita e che aveva una grande passione democratica. Io credo che questa città perde una grande donna. Perde una grande donna, ma per come ha detto Pino, le grandi donne, le grandi personalità, le grandi uomini vanno ricordati con forza, con gioia e con passione, facendo vivere sulle gambe di altri quelle idee così belle. Quindi quando ho avuto la triste notizia mi è venuto subito in mente quanto questa donna ha effettivamente insegnato a tante persone più giovani di lei, e le riflessioni che ha sempre fatto su tutti i temi, dalla politica al diritto, alla magistratura, alla filosofia, alla spiritualità. E non posso nemmeno dimenticare qualche cena che facevamo a casa sua, e quanto mi manca, e soprattutto il fatto che non ho mai accettato, mannaggia, l'invito a Stromboli, in questa casa che so essere così bella. E quindi davvero, come amico di Adriana, oltre che come sindaco, il che è doveroso, ma come amico di Adriana, oggi veramente l'unico momento di consolazione per chi è credente che abbia potuto riabbracciare l'amata figlia Daniela.